attraverso lo sport riusciamo davvero a riunire un po' tutte quelle che sono le forze positive di Napoli in un momento come quello nel quale ci troviamo, dove ecco, abbiamo tanti episodi che dimostrano che i nostri ragazzi evidentemente hanno bisogno di essere seguiti, hanno bisogno di un supporto. Io penso che questo sia proprio una delle iniziative davvero migliori che si potesse immaginare, un'iniziativa tra l'altro che coprirà più anni, accompagnerà Napoli al titolo della Capitale Europea dello Sport 2026 ed è ecco, un'iniziativa, la cosa importante, che toccherà tutta la città. Un canestro di sorrisi è il progetto sociale triennale del Napoli Basket in collaborazione con l'amministrazione comunale, un piano di azione aperto al mondo delle imprese che coinvolge i 30 quartieri che storicamente compongono la città e si divide in sostegno a soggetti fragili, riqualificazione di siti di aggregazione socioculturale, ripristino di aree verdi e aree dedicate allo sport. Sono iniziative che sceglie il territorio. Noi andiamo dalla municipalità di ciascun quartiere di Napoli, quindi 30 iniziative in tre anni, e noi andiamo, grazie alle aziende sostenitrici, a fare azioni concrete. La prima, così ve la do in anteprima, già giovedì andremo a installare 12 panchine San Carlo Arena, precisamente Colle Minei, per sostituire le presenti che sono fortemente deteriorate. L'impegno del Napoli Basket e di tanti privati, di tante società civile che partecipa a questo progetto rappresenta per noi un valore aggiunto e sicuramente consentirà a tanti ragazzini e ragazzine in un momento molto complicato di poter avere un ulteriore piccolo tassello per la loro attività sportiva, per la loro partecipazione ad attività sociali che sicuramente fanno molto bene ai nostri giovani.